dobbiamo sentire i nostri esperti, due fronti, il fronte del no e il fronte del sì, a proposito del referendum del 4 dicembre. Come sapete, la campagna referendaria è abbondantemente partita. Il Premier ha già fatto sapere che, insomma, sarà una trottola in giro per l'Italia. Ha chiesto a tutti i suoi pancia a terra, ovviamente, motivando le ragioni del sì. Venerdì prossimo, vi ricordo, qui sulla 7, il confronto molto atteso proprio tra Renzi e Zagrebelsky, arbitrato da Enrico Mentana. Intanto io saluto Ferdinando Imposimato, buongiorno, presidente onorario della Corte di Cassazione ed esponente importante del fronte del no, giusto? Sull'altra nostra poltroncina c'è Carlo Fusaro, che è un costituzionalista, insegna, no, diritto pubblico comparato all'Università di Firenze. Allora, io vorrei cominciare subito con una cosa molto banale, ma per entrare nel merito. Caro Imposimato, perché votare no il 4 dicembre? Perché questa riforma è un vero e proprio colpo di Stato Colpo bianco. di Stato. Esatto, un colpo di Stato bianco. Perché conferisce molti poteri al Presidente del Consiglio e svuota di contenuto gli organi di garanzia che sono Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente della Repubblica. Quindi viene turbato l'equilibrio dei poteri. Viene violato il principio della divisione dei poteri perché c'è un accentramento e anche un controllo di questi organismi da parte del Presidente del Consiglio, che ha molti poteri sia grazie alla legge elettorale Sì. incostituzionale e sia grazie alla riforma del Senato. Posso tradurre? Nel senso, lei teme la cosiddetta deriva autoritaria No, che è io non me stata la temo, io evocata? ne sono Ne è sicuro, certo, sì, sono perfetto. certo. Già c'è un regime adesso. Questo regime diventerà dittatura personale del Non si Presidente può del dire che Imposimato non abbia parole di chiarezza dal suo punto di vista. Fusaro, perché sì? Perché tutte le cose che, con mio massimo rispetto, il Presidente Imposimato ha detto, secondo me non corrispondono neanche lontanamente alla realtà. Questa riforma è un aggiornamento della nostra Carta Costituzionale per rendere le istituzioni politiche un po' più stabili e un po' più efficienti. Supera il bicameralismo paritario, abolisce il rapporto fiduciario del Senato col Governo e affronta questioni come i rapporti Stato-Regione legislativi in modo che promette di essere utile. Non è una palingenesi, ma ci darebbe istituzioni più salde e proprio per questo più democratiche, non meno. Tra le altre non è per nulla vero che impatta negativamente sugli istituti di garanzia, naturalmente nella mia idea. Questo è ovvio. Parliamo di un altro, adesso tenendoci, diciamo, a Sì, però polemiche che lei dovrebbe sono. anche dare a me la possibilità di Sì, replicare, però sa facendo che così è una. l'alternanza, No, ma certo, prima a difatti vengo. lui e poi a me, perché se parla soltanto Perché parla alla soltanto così? fine delle mie No, 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 affermazioni, io no, non ho la no, 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 ma possibilità se di c'è da replicare replicare. le darò la controreplica. Lo Vuole considero fare un una breve handicap. controreplica su questo? No, Qual è la vabbè, comunque, controreplica? allora faccio le domande. No, la domanda è questa, grazie. La domanda è questa, rispetto a un'altra questione di grande attualità sui costi, no? Si dice che questa riforma diciamo, abbatterà sensibilmente i costi, soprattutto quando si parla di Senato, no? Ci sono cifre differenti, chi ha parlato addirittura di 500 milioni, chi ha ridimensionato la cifra intorno tra i 60 e gli 80. Che cosa? Tre? Tra i 60 e gli 80 Ah, milioni, no, no, dico di cifre, di risparmi, sì. visto che i futuri senatori Chiaramente ha saranno. parlato di 500 milioni, Sì, Presidente l'abbiamo del detto, quella è Consiglio. la cifra, è una delle cifre dette. Secondo lei come stanno le cose? Chi ha ragione? Allora, i risparmi sono, diciamo, il costo del Senato è di 58 milioni secondo la Ragioneria Generale dello Stato. Quindi i 500 milioni indicati dal Presidente del Consiglio sono una falsità, primo. Secondo, è stata fatta una legge, secondo me, criminogena, che consente di mantenere l'autodichia. Che cos'è l'autodichia? Cioè la possibilità per i funzionari del Senato, l'amministrazione, di aumentare gli stipendi a dismisura, senza limiti, non solo, ma di mantenere anche il sistema degli appalti senza regole, e cioè lo scandalo dello sperpero del denaro pubblico Pubblico. grazie alla legge sull'autodichia. Questo comporta almeno 100 milioni di euro all'anno di spese e aumenti degli stipendi dei funzionari di Camera e Senato di 7 volte più rispetto
a quelli, agli impiegati. Sì. Un commesso prende 10.000 euro al mese, un professore prende 29.000 euro all'anno, mentre un funzionario del Senato, della Camera, prendono 260.000 euro. Cioè, questo sistema che è stato introdotto aumenta i costi. Aumenta i costi, aumenta sensibilmente. Però questa, grazie a queste cose qua, Fusaro, autodichia. Ha fatto cifre, autodichia, ha detto sì, il prossimo. Sì. Articolo 40. Ah, ecco. Questo è semplicemente, va spiegato ai telespettatori, vuol dire che le Camere sono giudici in casa propria delle proprie questioni amministrative. Bravo. Però questa è una cosa che, a dire il vero, c'è sempre stata e con la riforma non c'entra nulla. È vero. Cioè, la riforma non cambia questo? No. Come no? Hanno introdotto riforma... questa norma criminogena anche adesso che era con un emendamento di Sposetti, che non è stato approvato dal Movimento 5 Stelle. Sì, riforma, però ha spiegato bene che la giustizia è in casa. La riforma non incide su questo. Ci sono dei risparmi, sì. La quantificazione la lascia al pubblico. Effettivamente, la verità è che le due cifre di 60 e di 500 milioni sono entrambe ragionevoli, perché la seconda cifra, quella più alta, riguarda il regime fra 10 anni. Ah, ecco. Sì, perché evidentemente se io riduco i senatori a un terzo di quelli che sono adesso, grosso modo il costo del Senato dai 520 milioni che costa adesso si ridimensionerà in proporzione. Ma non è questo il risparmio che conta. Il risparmio importante è nell'efficienza delle istituzioni nel processo legislativo più rapido. E nella maggiore quello stabilità. Lei dice il vero quello risparmio. Quello non si quantifica. Sì. Allora ricomincio da lei così Imposimato poi replica. Volentieri. Io, come dire, salto da un argomento all'altro, ma sono gli argomenti che so che insomma interessano molto. Per esempio l'immunità. Si dice che i nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati a livello di immunità. È vero o non è vero? Assolutamente vero. E non può che essere così. Perché, contrariamente a quello che dicono alcuni critici, il Senato va a svolgere funzioni importanti. Non sarà la Camera politica, non sarà la Camera che ha l'ultima parola, ma svolge funzioni importanti. Però lei sa qual è e quindi la polemica su questo, no? È giusto che i senatori abbiano l'immunità. Ma l'immunità bisogna spiegare che cos'è al pubblico, perché dal 1993 è stata abolita l'autorizzazione a procedere. Sì. Quindi senatori e deputati sono imputabili e vengono accusati e sottoposti a procedimento penale dalla magistratura come qualsiasi di noi cittadini. Sì. Le immunità che sono rimaste riguardano esclusivamente le misure che incidono sulla libertà personale, cioè i poteri dei pubblici ministeri nelle indagini, sostanzialmente, intercettazioni e quant'altro. Io credo che sia assolutamente giusto che i membri del Parlamento e quindi anche i senatori godano di questa garanzia però? A tutela della completezza dell'organo. Però lei sa qual è il però, Fusaro? Cioè un consigliere regionale ne gode da senatore e se invece le indagini riguardano la sua attività da consigliere regionale che succede? La tutela è sicuramente non si può scindere questa attività, ma quindi la parte che un consigliere attenzione, dalla legge Severino in poi le norme sulla incandidabilità che precedono addirittura l'elezione sono diventate stringenti, quindi non c'è da immaginarsi che Gaglioffi vengano eletti. Ecco, lei dice questo non è un rischio. Secondo me è una polemica demagogica, non credo che la classe regionale sia tanto peggio di quella parlamentare, francamente. Difficile forte. Imposimato. Allora, vorrei prima dire una risposta per quanto riguarda la semplificazione del procedimento. È vero esattamente il contrario, perché al posto di un solo procedimento legislativo previsto dall'articolo 70 vengono introdotti 9 procedimenti legislativi, non solo, ma la composizione del Senato ha fatto in maniera assurda, perché 9 regioni avranno 69 senatori. Perché è proporzionale, no? Esatto, perché l'articolo 57 della riforma prevede la proporzione, bravissimo. Mentre altre 12 fra regioni e 2 società e 2 province avranno soltanto 12. Ora, questa prevalenza di alcune regioni
molto grandi, sì, molto grandi. Rispetto alle altre regioni, posterà una serie di conflitti e all'egemonia delle grandi regioni del nord sulle rispetto a quelle del sud. Mi faccia finire. Sì. Ecco. Per quanto riguarda la questione dell'immunità, sì. Questa cosa non è esatta, perché se fosse un'immunità per le opinioni date e i voti senatore. Espressi, allora potrebbe. Quello invece quella si estende pure alla corruzione. Ah, lei dice no, lei saprà adesso dei reati. Si estende a tutti i reati, per cui basterà ritenere che vi sia, perché io sono stato al Senato e alla Camera, che vi sia un fumus persecutionis, certo. Inventato, per cui tutti godranno dell'immunità, non solo per i voti dati e le opinioni espresse, ma anche per quanto riguarda delitti di corruzione, no, questo... che investono molti di questi che sono. Questo è un fatto molto grave, capito? Presidente questo... Imposimato, abbia pazienza, lei è un grande giurista, qui si fa confusione. No, torno no. Al punto. Per quanto riguarda per la semplificazione, reato, la semplificazione quelli che lei ha detto saranno perseguiti regolarmente dalla magistratura come Carlo Fusaro e Ferdinando Imposimato e Andrea Pancalli. Sì. Nessuna differenza. L'immunità riguarda esclusivamente le misure restrittive della libertà personale e non riguarda anche per quelle i casi di sentenze passate in giudicato o reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio. Sì. Quindi questo è il punto. Misure... Quanto alla velocità del processo legislativo, mi permetta, Presidente Imposimato, i procedimenti legislativi sono due, sono le altre nove, sono nove. Varianti. Anche oggi, guardiamo i manuali di diritto costituzionale, c'è un solo ovvio procedimento legislativo paritario con numerose varianti, tant'è vero che i manuali hanno una serie di paragrafi dedicati alle leggi specializzate, sì. Previa intesa, previa referendum, previa... è tutta una serie, ci sono oggi come ci saranno domani, no, perché ma le intese è normale, non ci ma saranno sono mai. Solamente due i procedimenti, posso... quello paritario e quello a prevalenza camera. Allora, ci siamo occupati molto del Senato, veniamo all'altro tema forte della riforma, il rapporto tra Stato e Regioni. Presidente Imposimato, anche questo capitolo, anche su questo è critico lei, sul fatto molto che vengono critico, sottratte competenze perché, alle Regioni? Perché la supremazia delle grandi Regioni farà sì che queste Regioni avanzeranno una serie di conflitti, promuoveranno con lo Stato, per cui la Corte Costituzionale sarà sommersa di ricorsi che sono promossi dalle grandi regioni che, ripeto, hanno 69, ripeto, 69 su 85, e questo comporterà la paralisi dell'azione giudiziaria, non solo, ma del legislativa, e non solo, porterà poi a una minaccia, questo non lo dico io, lo dicono grandi costituzionalisti, a una minaccia per l'unità e l'indivisibilità dell'Italia, perché le grandi regioni avranno interesse a esercitare questo predominio. Poi c'è questa avocazione della clausola di supremazia, sì. Che significa che per tutte le materie che sono di competenza della regione, il governo e il Presidente del Consiglio può avocare a sua discrezione tutti i procedimenti. Però visto anche tanti guai che il regionalismo ha provocato in Italia, visto da un altro punto di vista, che non è probabilmente il suo, non è un vantaggio questo? La cosa è la questione di dirimere le controversie. I contenziosi, diciamo. Questo non è un vantaggio, perché c'è un accentramento dice lei. Dei poteri in testa al Presidente del Consiglio e addirittura quattro materie fondamentali che sono energia, le politiche sociali, no? La sanità, il turismo e l'ambiente passano alla competenza dello Stato centrale, il che è semplicemente assurdo. Quindi abbiamo un potere enorme in testa al Presidente del Consiglio che diventerà. Questo fa pannare con quello che lei diceva all'inizio. Ma io penso, Fusaro, con tutto il rispetto, il Presidente Imposimato ha le idee piuttosto confuse, perché no, sui numeri ha parlato di cifre che non tornano, perché i senatori regionali sono in tutto 74, quindi non sono 69 quelli delle grandi regioni, quelli delle regioni piccole sono... No, ma lei ha parlato di 85. Ho detto, Presidente, ha le idee poco chiare sui numeri, ma pazienza. Lei le idee...
E in ogni caso la polemica a volte è opposta, perché si dice che le regioni piccole hanno troppi senatori, lui la pensa in modo opposto, ma la critica spesso ma lei è il contrario. Che ci sono in ogni caso non ci senatori sarà di nove grandi regioni. No, sì. Non sono, è una balla, non è così, Presidente. È uno studio del Senato. Ma no, ma lei si ricorda male i numeri, no, perdoni. No, questo l'ha fatta adesso. Scusate, ma posso per fare chiarezza? La matematica è matica. Sarà composto da 95 membri questo nuovo Senato? 74 sono quelli regionali. Se ne diamo due alle 10 regioni senatori. Piccole, fa 20. Sì. Il saldo è 54, non può essere 69. Allora, detto questo, non voglio discutere di numeri. Non c'è motivo di maggior conflittualità. E la fobia che ha il presidente Imposimato contro qualsiasi presidente del Consiglio per la difesa della democrazia. È un errore, perché è una minaccia non è per la vero democrazia. Che potrà avvocare a discrezione. Non potrà, Presidente, non è vero che potrà... Io non riesco a parlare. Devo chiudere. Non è vero. Imposimato Fusaro. Non è vero che il presidente del Consiglio... Gong, scusate. Fatemi andare da Mirta Merlino un attimo.